migliori cinema. Ma ancora! Eccoci qua! Siamo Welcome qui! Back, con Turchese Baracchi! Edoardo Tavassi! Queste, mi piacciono queste intro molto fake. Esatto. Quelle tipo... sono molto professional. Ti ricordi quando parlavano in radio così? Io quando sentivo la radio da piccolo parlavano tipo così. Allora buonasera, benvenuti, ci sono arrivati veramente tantissimi SMS. Uno in particolare dice: Edoardo Tavassi, sei veramente figo, bello, meraviglioso, ti amo, grazie cara. E parlavano così, in questa maniera. Dove siete? In quale parte dell'Italia siete? Quando ti richiamo c'è una telefonata, ricordi, Turchese? No. Poi, abbiamo una telefonata, vai. Abbiamo una telefonata? Pronto? Chi parla? Da dove chiama? So io. Io perché dicevo sempre so io, perché loro volevano sapere se stavano dentro al... Sì, sei tu. Sei tu il nostro radioascoltatore più affezionato. Ma non ho manco detto chi sono, scusi. E chi sei? Chi sei? Sono Marione. Marione. Senti, ti volevo dire... One da cosa? Ma One poi non... Queste sono cose che vedremo insieme in privato. Io pensavo con io... No, scusate. Senti, perché se io ti seguo sempre, sei veramente meravigliosa, io ti vedo sempre a Forum, non mi perdo una puntata, se c'è se te non la vedo io e... Allora non guardare perché non ci sto quasi mai, aiuto. E infatti non lo sto a guardare più perché tu che te sei proprio a meraviglia da radio, te posso dire la verità. Evviva Forum! Grazie, puoi salutare mia zia Franchina. Ciao zia Franchina, grazie, ciao grazie, nonna Pina, ciao zia Elisabetta. E te fanno salutare e via. Un saluto al nostro Walter dall'altra parte del vetro, anche alla regia video, che oggi ci accompagneranno in questa puntata piena di argomenti. Non è vero, non abbiamo argomenti, si improvvisa. Tu ti senti politically correct? Io sono la... io sono la persona meno politicamente corretta che conosca. E allora 334-9229-505. Vabbè, ma cosa ne dare... pensate del politically correct? Perché devi dare il tuo numero di telefono? Perché devi fare quella... Ogni giovedì lo devo dare. Il tuo numero personale dato, dai, sì, a qualcuno lo devo pure dare. Allora, detta così è terrificante. Lo però, devo pure da. Ok. No, tu sei politicamente corretta? Io zero. Io sono una che dice quello che pensa e secondo me tutte queste sovrastrutture sono abbastanza, insomma, no? Abbastanza. Si stanno raggiungendo dei ormai dei livelli. Si cancella tutta la storia di tutto, perché se uno deve ritornare indietro, cancellare tutto quello che è successo, magari nei film, nei libri, nella letteratura scritta e catalogata in quel certo periodo storico, insomma, diventa, a parte un lavoro improbo. Ma tu lo sai che Mary Poppins è stata censurata? Cioè il nostro film che cosa, con cui siamo cresciuti. Cosa ha fatto? No, vabbè, adesso ti faccio vedere sto servizio. Pure la TGC, povera Mary. Povera Mary Poppins, ragazzi, in Gran Bretagna hanno detto no. Non si può più guardare un bambino di 12 anni Mary Poppins da solo, deve essere accompagnato. Perché? Ci sono delle scene di nudo, mo di sesso. Mo Walter te lo fa vedere, vai. Walter, fammi vedere Mary Poppins, no? Supercalifragilisticexpialidocious. Se vi venisse chiesto un film perfetto da far vedere a un bambino, molti di voi non avrebbero dubbi. Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. Risposta sbagliata. Almeno per la British Board of Film Classification, che ha stabilito che se hai meno di 12 anni è meglio che tu lo veda con un adulto. E no, non è per il fatto che poi provi a volare aprendo un ombrello. È tutta colpa dell'ammiraglio Boom, quello che spara a tutte le ore e che ce l'ha tanto con gli ottentotti. Bang on the dot as usual. Termine dispregiativo, tecnicamente significa balbuzienti, usato dai coloni olandesi per descrivere le popolazioni dell'Africa meridionale, solo che era il XVII secolo. Questa notte uno dei nostri passeggeri è stato... In Inghilterra sono particolarmente zelanti, si riscrive l'opera di Agatha Christie, stesso destino per Ian Fleming, il creatore di James Bond. James Bond. Via offese, riferimenti etnici, sessismo. Devo dire che la guerra crea delle strane vedove. Qualche anno fa è sparito dal catalogo di HBO Via col vento. Poi domani è stato un altro giorno ed è tornato, preceduto da un'avvertenza. Il film nega gli orrori dello schiavismo. Stupido è chi lo stupido fa, signor Blu. Qualcuno ha avuto da ridire su Forrest Gump, qualcun altro su Indiana Jones. Non ha detto che si trattava di folklore. Ma Mary Poppins discriminatorio è troppo. Serve davvero. Poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola.
lo so, lo zucchero è malinterpretabile, magari, capito? Hanno voluto fare questa cosa. Vabbè, sono sconvolto. Sei un po' sconvolto? Ma sì, ma perché anche perché so, questi film sono anche ambientati in periodi storici dove purtroppo era così e così si parlava, le tematiche venivano affrontate in quella maniera e quindi a sto punto, nel senso, tutto ciò che ormai adesso, questo è il periodo no, dove ma c'è. Poi, capito, ce l'hanno con gli spazzacamini che erano sporchi di puliggine in faccia, per questo secondo loro era discriminatorio nei confronti di spazzacamini sporchi di puliggine in faccia, questo termine che l'ammiraglio Boom dice perché era una dispregio, cioè ragazzi, meno meno voli pindarici, allora, per essere raffinati. Se dobbiamo andare a vedere, io ci stava, te lo ricordi Nonno Felice? Sì. Ecco, noi ce lo ricordiamo con tanto affetto Nonno Felice. L'hanno censurato. Però Io Tobi, che è un noto youtuber, uno dei più famosi in Italia, ha fatto proprio un video dove fa vedere degli episodi dove Nonno Felice dice delle cose. Noi ovviamente lo vedevamo che è chiaro. Non ci facciamo caso. Razziste, sessiste, ma ogni puntata ne aveva una. Però noi ce lo ricordiamo come Nonno Felice. Se adesso una puntata di Nonno Felice fosse andata in onda, non sarebbe mai andato in onda. No, più. Ma non sarebbe mai andato in onda. E comunque lui lo trovavi veramente tipo, non lo so, a Stazione Termini, perché non avrebbe lavorato. Ecco, ti ha messo la sigla. Nonno Felice. Voi andatevi a guardare, questo è un consiglio che vi do, il video di Nonno Felice su fatto da YouTube, e vi fa vedere quante cose dice. Ma poi se tu pensi alla frase non sono procione, non mi chiamo Fifri, ma sono commissario, allora, ti faccio un culo così, pure quello andrebbe, cioè, censuratissimo. Allora, no? Se te vai a pensare, quelli sono periodi storici dove non c'era questa sensibilizzazione, che per fortuna da una parte va bene, da un lato sì, assolutamente va molto sì, bene, ma non esagerare. Il 99,9% dei film di De Sica, di Boldi, De Banfi, ma cioè, dovresti tutto censurare tutto e non esisterebbe più neanche la storia, perché fa parte anche della nostra storia. E comunque c'è un fattore. Ma tu ti ricordi come si chiama Pollon? Hanno censurato pure quello perché c'era la polverina magica. Vabbè, perché quella sì sembrava. Un'allusione. Tu dici che era un po'. Sembra talco, ma non è. Sembra, serve a darti l'allegria. Quindi dico, poi vabbè. Anche Biancaneve e Sette Nani. Cioè, la Disney ha dovuto aggiungere, mi sa, un marchio dicendo precisamente il periodo storico in cui il film è stato girato, per non cadere anche lei in altre ulteriori censure. No, adesso questa si chiama Biancaneve e i Sette Uomini alti 1,36 m. E i sette diversamente alti. No, i sette uomini alti 1,36 m, così penso si chiami adesso il film. Esatto, ma ora ti faccio sentire sta canzone divertentissima proprio sulla political correct, secondo me è troppo forte. Nel frattempo scatenatevi coi vocali al 334-9229-505, Vai ragazzi, voglio sentire cosa amici ne pensate. Amici italiani, il pensiero politicamente corretto sta rivoluzionando il mondo. Ma oltre alle statue sta venendo giù di tutto in nome dei sacri principi dell'inclusione. In Perù la storica gelatina Negrita ha dovuto cambiare nome e i dolcetti Beso de Negra sono diventati Beso de Amor in tutta l'America Latina. In Svizzera si chiamano Moretti, ma i supermercati li hanno dovuti togliere dagli scaffali dopo un tweet di un cliente indignato. In Italia questi dolci li produce una ditta bresciana che li chiamava Negretti. Ora li ha dovuti ribattezzare Bulgarini. Speriamo che a Sofia non si offendano. Anche il riso parboiled Uncle Ben's ha dovuto ripensare la sua confezione. E se tanto mi dà tanto, ho paura che le morositas debbano farsi un esame di coscienza. Due anni fa, se vi ricordate, c'era stata una gran polemica per un formato di pasta che si chiamava le abissine. Qualcuno sosteneva che era apologia di fascismo. Ma dove andremo a finire di questo passo? Spero che non si debba cambiare il nostro nome, che lo utilizziamo da più di 70 anni. È il nome di famiglia dei fondatori della torrefazione, Leo e Bruno Negro, che dettero proprio alla torrefazione il proprio nome. Il caso del caffè negro di Firenze è addirittura paradossale. Sui social vengono continuamente censurate le sue pubblicità a pagamento e a chi lascia un commento indignato sembra non venire in mente che negro in questo caso è solo un cognome. Posso chiederle un mazzo di carte da gioco? No, vabbè, ma sono dal negro. Cioè. Dal negro. No, io non li compro, cioè non li voglio questi. Non ce l'hai un altro non razzista? Mi fai per favore due grossi rappresentanti della popolazione afro-equatoriale? Voi avete sto vizio di chiamarli con un altro nome. Ah, com'è? Negroni. Ma no! Un negrone. Allora, alleniamoci a dirlo come si deve. Due grossi rappresentanti della popolazione afro-equatoriale. Quando le vengono a chiedere il negramaro,
Un bip amaro. Lei dica, ma stavo scherzando? Una birra? Scuretti. Una Moretti? Moretti no, mi permetta, non si può dire, cioè... No, si deve adeguare al politically correct, mi pare, Moretti. Biancaneve, i sette nani, un titolo offensivo. Diventeranno i sette dallo sviluppo tardivo. Una lavanda gastrica la salva nel finale, perché il bacio del principe non era consensuale. Per non alimentare i pregiudizi sulla donna, ora al papà di Bambi gli toglieranno le corna. Poi sempre perché tutto rientri nella norma, il papero di nome Ciccio si chiamerà fuori forma. Jessica Rabbit va coperta e ispira fantasie. Io sono il primo che ci ha perso almeno tre diottrie. Però spiegatemi dov'è la sua indecenza. Se vado su TikTok trovo due tette che fanno accoglienza. E ho perso tempo con le censure, vedendo il male anche nelle cose più pure. Tra un po' Pinocchio non mente perché si allunga il naso, mortifica me. E qui qua qua transgender sarà que. Gamba di legno, il signor cane disabile, il cappellaio da matto passa mentalmente instabile. Dico soltanto una cosa, ed è una mia opinione: non confondiamo il rispetto con l'ossessione. Inalo! Inalo, ragazzi! Da tutti noi! Bravo! Vabbè. Veramente fighissimo. No, questa è vero, questa è geniale. Geniale, devi fare un freestyle su sto stile. Ma non lo riuscirei mai a fare. No, vabbè, giuro. Ma è geniale, non trovi? Scritto benissimo, il concetto è arrivato, penso. Il cappellaio matto diventerà un... Il problema, secondo me, è sempre che si dà... No, ma perché si dà questi social, si dà voce pure a persone che, secondo me, non dovrebbero manco andare a votare. Ce vanno, no? E devono rompere le palle. Poi, se ci vai, vai a vedere il loro vissuto. Sai, è facile parlare, è un po' tipo, sai, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sì. Io voglio vedere loro come sono. Sembra che devono rompere le palle a tutti, a tutti i costi. C'è un vocale, sentiamo. Vai. Ciao ragazzi, da qualche tempo che si cerca sempre di essere estremamente corretti in tutto, quasi forzatamente. Io cerco di dire sempre ciò che penso, sempre con maniera, senza essere offensiva o quant'altro, se lo capiscono bene, se no ciccia. Ciao da Fiore. Ciao Fiore. Allora, no, è giusto, e su questo vi volevo collegare una cosa, il fatto di sentirsi offesi. Io ti faccio un esempio: se uno fa una battuta dove... Tu sei uno molto, no, ironico, sì, e autoironico. Però è pur vero che se te fai una battuta, io mi ricordo tipo Pio Amedeo, quando si giustificarono, no, sulle cose che magari erano definiti razzisti, cioè, però quando si parla di minoranza e uno fa una battuta, tu non devi pensare al fatto che te hai fatto la battuta e non c'è niente di male, devi pensare a come la prende la persona in questione. Esatto, cioè tu non ti devi preoccupare di te che fai la battuta, ma di come la sta prendendo, cioè cosa gli sto causando. Se io sto causando un malessere reale perché quella persona si sente offesa, e allora è un problema, e allora non va bene. Però se il caffè si chiama negro perché quello, la famiglia si chiama negro, ma quello infatti non può dar fastidio, capite? Perché è quello il discorso, non si tratta neanche, quello è un cognome. Cioè, nel senso, se... Biancaneve e sette nani, ma è ovvio che è una favola, no? Vabbè, certo, vabbè, ma quella è esasperazione. Non ma non posso si può più dire neanche matto. Invece io sono felice di essere un po' matta. Pensa non po'. Si può dire nulla, ma io ho vissuto in prima persona, cioè questa cosa che poi la vedi nei reality, no? Che poi ti fanno diventare infatti, il reality non diventa più. Quest'anno il Grande Fratello è super censuratissimo. Ma loro hanno paura di dire, che ne so, chiappe. Cioè, non lo dicono. No, non lo possono dire, sono molto controllati. Ma è questo... Secondo te chi vincerà? Ma vince Beatrice. Pure secondo me. Ma certo, ovvio che vince lei. È l'unica persona che crea una dinamica dentro il programma, cioè, Ti piace comunque? Ma non la trovo una persona intelligente. È un personaggio che comunque dice la sua senza filtri. Te posso dire, non sto a seguire il Grande Fratello, però quel poco che ho visto, comunque sembra una persona... Dentro la casa sta sulle palle a tutti quanti, vero? Tu lo segui? Beh sì, diciamo che è stata veramente martoriata da tutti, sempre nominata, è una che ha sempre... Però io ricordo sempre fa. Che quando c'è sta cosa, due domande uno se le deve fare da fuori, perché se c'è sta qualcuno che sta antipatia, però comunque da fuori è amata. Io nel senso non so dirti, però chissà se tu ci saresti andato d'accordo alla fine con Beatrice. Ma è difficile che io non vada d'accordo con qualcuno, è veramente Infatti, difficile. Infatti secondo me tu ci saresti andato d'accordo.
Ma probabilmente sì, a me basta che non mi rompono troppo le palle. Mannaggia che non l'hai seguito, ti volevo chiedere la tua su sta storia Mirko Perla, che non si sa veramente, si sono tornati insieme, no, però no, lei no. Dice che gli ha detto ti amo, però non si sente fidanzata con lui, tutta sta storia tu non la sai. No, non la so, perché non ho guardato neanche il mio grande fratello, pensa. Ma dai, veramente, perché forse no, perché lo stavi facendo? Stavo dentro la casa, non cavolo, sono riuscito a mannaggia, vederlo. C'è il dono dell'ubiquità. Esatto, però sto politicamente corretto, sta diventando un'esagerazione. E se te conosci Ricky Gervais, che è uno dei, penso, dei personaggi più politicamente scorretti della storia, è il comico più pagato del mondo e fa il presentatore anche a come si chiamano i premi, gli awards, non gli Oscar, gli altri, non mi ricordo mai come si chiamano, i Grammy. Ma no, quelli della musica? No, non so, i Grammy sono della musica. Ah. No, dai. No, non Grammy so, Awards, vabbè, sono comunque sono musica. Una cosa sempre tipo gli Oscar, però è molto importante, non mi viene il termine. Mm-hmm. E lui fa delle battute che veramente, ragazzi, sono ai limiti del, cioè pure io che sono politicamente scorretto, dico toccato. Ammazza, l'ha detta davvero? Beh, a me l'esagerazione non mi piace, devo dire la verità. Bisogna stare attenti. Cioè, adesso che vai a censurarmi i film e i libri scritti 200 anni fa, mi sembri matto. Però siamo noi, e io però... ti volevo dire, siamo noi in Italia che siamo proprio bigotti. Che più non se ne può. Mamma, vocale. Si può dire vocale? Ma oddio, non lo so. Perché al giorno d'oggi non si può dire più niente, in quanto tutto ciò che si dice viene ritenuto discriminatorio e offensivo. E sinceramente tutto ciò sta cominciando a stufare, a stringerci troppo. Ma io dico quello che penso e me ne frego. Ciao Edo, ciao tesoro, siete dei grandi. Grazie. Guarda, io... è nell'intenzione, no, che c'è eventualmente il dolo, comunque l'errore. Cioè, se uno parla, se io dico quanto mi piace il colore giallo, il sole giallo, non è che sto dicendo oddio, i offendendo Simpson. Tutti i musi gialli o i cinesi. Da questo magari non si dice, questo è evitabile. Però, beh, comunque, non è che sto dicendo una cosa negativa, cioè, anzi, io sarei fiera perché sono di una bellezza, soprattutto le cinesi, che fa paura. Sì, io ieri ho avuto. C'è Maria al telefono, Maria. Ma Maria De Filippi, ma c'è Maria De Filippi. Maria De Filippi, dai, Maria! Che... No, Maria povera! Ah, quella versione Maria, quella... Maria, io vorrei dirvi solo che Grande Fratello quest'anno, per l'amor del cielo, a me non piace. Ecco. Vabbè, non sei l'unica. Non mi piace... Io l'anno scorso non ho smesso mai di guardare Grande Fratello. Brava, grande! Ci sei piaciuta, brava Maria! Hai fatto bene, sì, Maria! Sì, veramente, mi siete rimasti nel mio cuore. Bravo. E quest'anno nessuno è nel tuo tanto, cuore. Ho pianto tanto. Infatti, quando non li vedo per un po' di giorni, io sto malissimo. Vabbè, quello è un problema, però bisogna andare a risolverlo questa cosa. Io ti cosa, voglio dire, pure tu, fatti vedere. Fatti vedere tutti i giorni della signora Maria. L'altra volta che ho pianto dalla commozione, ho pianto. Dai. Signora, allora ogni giorno facciamo una videochiamata, sì, oppure metto una telecamera. Metto una telecamera in casa. Sinceramente non so come fare, boh. Ma no, beh, ci vede intanto qua su TNT. Ci vede qui, poi faccio le live su Twitch. Esiste il binge watching e il binge GF, secondo me. Spiega cos'è alla signora. Va bene, a tutti comunque le voglio un grande bene. Anche noi, Maria, grazie per chiamato. Richiamaci più spesso, fatti sentire. Grazie, vai Maria. Non perdiamoci di vista. Non riesco perché mi lasciano in linea e non riesco. Ma ti mando un grosso bacione. Un bacio, grazie. Ciao, grande Maria. Ciao. Beh, strettamente collegato a questo argomento e anche a quello che ci stava dicendo la signora Maria, cioè questa, diciamo, dipendenza che si può creare anche, no? Guardando un reality show, ma non solo, guardando una serie TV, crea un vero e proprio problemino. Cioè non so di cosa parli, non so di cosa parli. Binge watching. Non so di che cosa parli. Cioè, dopo il binge food, binge alcohol, c'è il binge watching. Cioè, la vera e propria abbuffata di serie televisive. Ma non so di che cosa parli.
ci sta un test che puoi fare, fallo insieme a ma noi. Ma che testo fa? Basta il video. C'è un test con un video che, se abbassi il dito alle domande che fa questa ragazza, questo ragazzo, insomma, vuol dire che c'hai questa grave problematica di avere dipendenza. Guarda, te lo faccio vedere, vai. Test per scoprire se sei dipendente dalle serie TV. Abbassa un dito se ti sei mai addormentato sul divano con la TV accesa. Abbassa un dito se hai mai visto una serie TV in lingua originale. Abbassa un dito se hai mai rivisto una serie TV per più di due volte. Abbassa un dito se hai mai finito una stagione intera in un solo weekend. Abbassa un dito se hai mai spoilerato il finale di una serie ad un tuo amico. Fatto, fatto pure questo. Allora non c'ho sei più le dita. Ufficialmente un divoratore di serie televisive. Senza dita adesso, perché non c'ho più le dita. Beh, allora adesso bisogna chiedere a tutti quanti quali sono le vostre serie preferite. Quelle che creano dipendenza. Per me Mare Fuori è in Pole Position. Cioè, e questo ti fa capire tanto, insomma, di chi è Turchese, no, ma... Baracchi. Ti voglio dire una cioè, cosa. Dice che Breaking Bad, che cazzo erano le sue. La prima era Gossip Girl. Quando... Beh, la questo prima mi Gossip fa ancora Girl. Capire di più. Dai, dimmi. Anzi, prima una... ancora Beverly Hills. Okay, e il Lattice, vabbè, ci poi può Merlo's Place. Ma, te la... ma io te, queste qui te le abbono. Gossip la... Girl, Dawson Creek. Vabbè, comunque tutte stronzate, cioè, sì. Partiamo dal presupposto tutte cazzo. Però già Beverly Hills e adesso fa... Mare Fuori. Eh beh, ok. Però adesso c'hai 74 anni e non mi puoi dire 85 mare... scusa, ecco, infatti. Cioè, ma poi di Mare Fuori tu non mi hai detto un capolavoro. Uno, tipo, che ne so, Lost. Dai, ma Lost c'hai ragione. Dai, ma lo vogliamo mettere in mezzo. Mercoledì. Ma Mercoledì è carina. Ma non la puoi mettere nella top. Tu pensa che io Breaking Bad ci sarà Mercoledì 2. Ma lo potranno chiamare giovedì, visto che viene dopo mercoledì. Mercoledì 2. Scusa, ma lo vuoi sapere che io Breaking Bad l'ho visto 5 volte, Il Trono di Spade l'ho visto 6 volte. Sei un abbuffatore di serie televisive. Ma tu quanto ci hai messo? Il record in cui hai visto in meno tempo, cioè più a lungo una serie? Quella che mi sono ingoiato in una notte, ovviamente una stagione, perché mi ricordo uscì e me la sono vista da... Fu la prima di Stranger Things. Uh-huh. E me la sono vista completamente in una notte. E quante puntate sono? Non mi ricordo, una decina. Sì, e quante ore sono una puntata? Non lo so, un'ora. Mi ricordo che sono andato al lavoro diretto. Cioè, questa cosa mi è successa spesso. Hai fatto binge watching? Sì, ma lo faccio sempre. Questa cosa mi frega. Quando io trovo una serie che mi piace tanto e sti maledetti che lo fanno apposta, ti lasciano l'episodio con... in suspense. Io mi ricordo ancora il finale della stagione di Lost, che praticamente loro stanno su quest'isola perché precipitano con l'aereo. A un certo punto, nell'ultimo episodio della prima stagione, si vede uno che trova una botola luminosa dentro st'isola, sai, l'isola che dice ci dovrebbe essere una mazza, trova una botola, quindi c'era vita in realtà, no? E la stagione finisce con stai questo che apre, voglia di vedere, esatto, Lost. Che apre la botola e tu Mike. Ma non hai capito, ma il discorso è che tu sai che da quel momento devi aspettare un anno. Lo un so, anno. Mi è appena successo con Mare Fuori ed è lì ma che succede il problema. Ma non mi parlo all'host con Mare Fuori, io mi licenzio. Ho finito di vederlo l'altro giorno e mi resto per un anno, non saprò più niente, ma come farò? Ma non lo so, te prego. E su questo mi sa che dobbiamo dare la linea pubblicità, giusto? Mannaggia. Non lo so. Ci sentiamo dopo. A dopo. Ciao, ciao, ciao. TNT, attenti a quei due. Radio Cusano Campus. Radio Cusano Campus. Che c'è di più? TNT, attenti a quei due. Qua siamo. Ci siamo? Eravamo talmente presi a chiacchierare delle serie, ragazzi, cioè, che non avete capito. Vabbè, ma mi ha fatto una lista di serie che io ti giuro stavo per lasciare lo studio. Scusa, Vampire Diaries. Ma non è fighissimo? Il diario dei vampiri, no? Ecco, il diario dei vampiri. Ma Vampire Diaries è una figata. Ma cosa è una figata? Queste sono quelle cose. Ma questa che è la colonna sonora di... Ma quanto Diaries. Mi piace, ragazzi. Voi eravate per Elena che si mettesse con Diamonds o con Stefan? No, probabilmente ti risponderanno forse i parenti degli attori, perché tutti l'hanno visto. Ma che cosa avete visto? Tutti l'hanno visto. Queste cazzate di serie. Vabbè, Beverly Hills chi non l'ha visto? Ma Beverly Hills era figo perché ti obiettivamente ti piaceva più Kelly o Brenda? Ma
vabbè, tutte e due andava per chi va pure, ma pure Dylan mi erano buoni, tu pure Brandon. A me piaceva Brandon. Brandon c'aveva il ciuffo, che io piacevo pure il ciuffo. No, in realtà il mio ciuffo che portavo quando avevo i capelli più lunghi era dato dalla serie che si chiama Bayside School. Io ero piccolo. Oddio, Bayside School! E c'era il protagonista, eccolo, che era Zack. Grande Walter! Lo vedevi anche te? Anche io non te ti aspettavo facevi il ciuffo. Altro che arrivasse il mercoledì ecco. sera e mi mettevo in camera mia da sola a vedermi Beverly Hills e guai a chi mi disturbava. Ma di serie, da, sì, quelle che ci hanno accompagnato, Dawson Creek per esempio non l'ho mai, cioè lo vedevo, io sì, non l'ho mai seguito dall'inizio io alla sì. fine, quindi non so che, come finisce. Mi ricordo che Dawson, niente, lei si, Joy si mette con Pesi. Ah, e quindi Dawson alla fine è non Dawson, ci sente. Se la piglia lì. Dawson niente, però mi ricordavo sempre di questo ragazzo che tranquillamente, senza che nessuno, non lo so, lo faceva arrestare, entrava nelle case delle donne dalla finestra. È vero, esatto. La scala che faceva. Era lei che saliva nella camera di Dawson. Ah, era lei che era, certo, lei. Era, ah, lei okay. che saliva dalla scala. Queste cose è giusto. Ma era, sì, infatti, che a me non mi è mai entrata nessuno dalla finestra. Lei è stata la, sì, la sì, sì, la donna di Tom Cruise. C'abbiamo un po' Cruise. Di vocalini, li vogliamo sentire sulle serie. No, guarda, non mi deludete, vocali, ve lo dico. Vai, manda questi vocali, sentiamo che. Beh, Dexter, CSI, Dahmer, tutto quello che è Criminal Minds, bravissima. Tutto quello che comunque rasenta crimine, eccetera. E sì, aspetto che esce la serie completa e me lo guardo in un weekend, quindi ho un serio problema. Bravissima. Un abbraccio, ciao da Carmela. Grande Carmela, ma lo sai che ho letto, guarda, è troppo interessante, no? Questo binge watching, in realtà, secondo me chiunque legge quali sono le caratteristiche si sente ovviamente binge watcher, perché ti dice quando tu in realtà provi proprio un malessere, un senso di vuoto quando è finita quella serie. Ah, beh, certo. E non c'è più quella cosa che ti fa stare bene. Esatto, esatto, è vero, è come una, un lutto. Un lutto, quando poi in realtà succede qualcosa che tu non vuoi che succeda, proprio ti incavoli profondamente. Ah, quello sì, succede sì, anche questo. Quando finisce una serie tu dici e mo che faccio? E mo che perché faccio? A me personalmente, a me mi è venuto perché, l'attacco isterico l'altro vabbè, giorno. Questo sono problematiche tue, cioè, che detto, hai, non è possibile andrei a risolvere in altre sedi, però io devo andare dallo psicologo, sì, mi Chiara Ferragni. Ma infatti, esatto, vabbè, lo psicologo lo consiglio a tutti sempre, anche, anche io, se si sì. sta bene bisogna sempre andarci. Però quello che dicevo, che spesso mi capita di avere una sensazione tipo vabbè, sto al lavoro, mo quando torno a casa io pure vado, non vedo lì, l'ora, mo mi faccio una bella doccetta, poi faccio un bel caffè così e mi sdraio, mi sbrago sul divano e mi vedo 77 episodi da 45 minuti l'uno e fino alla morte. Quando ti finisce quella serie perché ti piace così tanto, tu vai a ricercare quella sensazione, diciamo, quale sarà la serie, quindi inizi a chiamare gli amici, senti ma mi dici una serie che è figa, e quelli ti iniziano a dire, ma qual è una serie che stai aspettando con fervore, che adesso allora, nel 2024 si chiama, non ne escono tante, si chiama From, ho visto la prima stagione dell'unica realmente che mi ha colpito quest'anno, ma veramente tanto, che è l'unica che mi ha incollato a tal punto da farmi tornare a quella sensazione di che parla? Parla di questa famiglia che finisce perché trova, diciamo, in viaggio un tronco di un albero che non gli fa passare per strada e va alla fine in una cittadina, e in questa cittadina loro provano a uscire, ma ogni volta che riprendono la strada ritornano per forza di cose in quella cittadina, tipo labirinto, non riescono a uscire da là e devono vivere lì dentro in questa cittadina dove ci stanno gli altri che sono arrivati in quella cittadina per lo stesso motivo. Oh my e god, di no, una grande figata. Tra l'altro questo è quello che vedete nel trailer. Di notte bisogna chiudersi in casa perché succede qualcosa di terrificante. Ma veramente? E quindi ma lo voglio vedere, dove sta? Uscire su Paramount Plus, che per chi ha Sky, lo ricordo sempre, non sto facendo la pubblicità, però per chi ha Sky è gratis. Quindi se voi avete Sky, sono l'abbonamento non costa una mazza, ma però merita. Non si chiama sapevo. From, è veramente figa e ogni episodio ti dà la voglia, ti fa venire la voglia di vedere subito quello dopo, il che è una fregatura perché ti porterà a avere le mie occhiaie e poi senso di esatto, perché è proprio quello che succede, occhiaie, spossatezza, sì, distruzione sì. fisica. Non riesci a capire se la realtà è la realtà oppure è finzione. Delusione che in realtà non sei dentro la serie che stai guardando, tutte queste cose qua. Poi la serie fa tantissimo, pure gli attori che sono fortissimi. Sentiamo e amo fare delle maratone
E una delle mie prime maratone di serie TV è stato con Alias. Bella, qualcuno Alias forse lo ricorderà. Io sì. Che è dello stesso creatore di Lost. Di Lost, J.J. Abrams. E secondo me è una serie sottovalutata. Io quando la scoprì verso la terza stagione e ho recuperato velocissimamente tutti gli episodi e l'ho adorata. Vedi? Che figo. Lei è una che ci capisce, vedi? Ma vuoi leggere le serie del 2024? Cioè, mercoledì, sicuro? Allora, ti dico le serie del 2024. Però prima ti volevo raccontare di una cosa che per farti capire quanto sono... Ma Sex and the City lo vedi? No, quello ti stavo dicendo, brava. Ecco, non so come hai fatto ad arrivarci. Perché ormai te leggo nella mente. Allora, io sono uno che dice, vabbè, ma perché questa serie c'ha sto grande successo, no? Perché Sex and the City ovviamente, no, ha avuto un successo interno, no? Soprattutto nell'ambito femminile. Però io sono uno che ovviamente sono un curioso. Mi vedo per curiosità tutta? Il primo episodio. Bravo, che la regia mi sta sempre sul pezzo. È bravissimo. Ragazzi, sono diventato un fan accanito di Sex and the City. Mi sono visto tutto, tutte le puntate, tutti gli episodi. Che cosa ti ha colpito in particolare? Il grandissimo realismo che ci ho visto. Cioè, nel senso, questa ragazza che scrive. A parte, io adoro le serie dove ci sta la voce narrante, che è un diario, no? Poi certo. No, che lei scrive, lei racconta la sua vita. E questo modo così reale di parlare di sesso senza tabù, e in più ti fa, secondo me, ma la scena che Samantha si ricopre di sushi, sta 3-4 ore, ma quelle secondo me sono cose che sono successe, e secondo me ti fa capire anche un po' qual è la mentalità delle donne, no? Quindi per comprendere secondo me più le donne, quindi è stato pedagogico, esatto. Per comprendere più le donne ho visto Sex and the City e scopri che alla fine, cioè, è un mondo che è molto simile a quello dell'uomo. Cioè, voi donne, quando state da sole e parlate, siete a volte peggio degli uomini. Esatto, poi in bagno diamo il meglio di noi. Quando andiamo in bagno insieme e voi rimanete a tavola, dovete solo tremare. Sì, però sta cosa del bagno insieme noi uomini non la facciamo. Non ci andate mai in bagno, noi sempre. Tipo, accompagniamo al bagno, fa ride se lo dice un amico. Ma da solo, chi va da sola al bagno? Voi se andate da sole al bagno? Ecco, il nuovo argomento del giorno, il sondaggio. Esatto, perché secondo me è rarissimo che una donna va al bagno da sola. No, probabilmente è perché c'è da spettacolare, cioè devo dire da qualcosa. Spettacolare, senti, da rifarsi il trucco. Ma l'hai visto quello quanto è buono, quello al tavolo vicino al nostro? Tutto. Così, succede di tutto nel bagno, se i bagni potessero parlare. Vabbè, speriamo di no, insomma. Comunque sai che alito avrebbero. Se... Un sacco di vocalini, vai. Sentiamo i vocali. Ciao Turchese, ciao Edo. Ciao Giovanna. Le mie serie televisive sono Big Bang Theory e Fauda. Brava. Ma sono un'aggregazione perché le vedo con mio figlio, perciò sono dei momenti. Grande Michele, salutiamo importanti. Michele. Io l'ho conosciuto ciao, da Sanremo. Grande. Allora, sì, sono d'accordo con The Big Bang Theory, che è stata una delle serie più viste nella storia delle serie. E pensa che, vorrei dire cavolate, tu pensa che gli attori guadagnavano $1 milione a episodio. È follia. È follia. Quanti erano gli attori? I protagonisti che erano. C'era Leonard. Sheldon Cooper, Walter Wolowitz, il nostro regista, sa tutto. E lei che... Guarda quanto l'adoro sta sigla. Un'altra sigla che non salti, questa è un'altra sigla. E pensa che io ho avuto a che fare con il, cioè, uno dei miei professori, con il doppiatore di Leonard. E mi ha raccontato che quando lui doppiava, ormai Leonard comunque 20, quante stagioni so? 20 stagioni, quante so? Sono una marea. Dice, a un certo punto ti viene una specie di crisi di identità, perché se stai tutto il giorno a doppiare cose, e quando finisce è lì veramente, poi senti una specie di lutto, di sensazione di lutto completo. Qual è stata la serie che ti ha lasciato più vuoto quando è finita? Lost.
Lost. Ma lo sai perché? È la tua preferita. E il trono. Il trono rosicato. Trono il trono di spade mi ha fatto rosicare. C'è stato addirittura il finale di stagione. Siccome è andato oltre il libro, i libri del trono di spade, hanno deciso. Si sono inventati una cosa in più al di là del libro. Esatto. Ma ha fatto talmente schifo a tutti quanti che è scattata una petizione mondiale. Ma veramente? Per fargli rifare l'ultimo finale di stagione, perché è terrificante. Mi parte. Quando io c'ho i brividi, non me le fa partire queste cose, perché io da casa me la vado a rivedere dall'inizio. Tu devi vederla il Trono di Spade. Il Trono di Spade è una di quelle serie che molto spesso mi sono trovato, sai che palla all'inizio. No, tu guardala dall'inizio alla fine, anche se ti dovessi annoiare per un qualsiasi motivo, guardala e continua a guardare. Possibilmente, se hai accanto qualcuno che te spiega, perché a volte, siccome è un bel intreccio, se hai qualcuno con cui guardare già l'ha vista, magari è meglio. Più facile. Sì, perché per esempio io. Quindi va vista due volte almeno. In realtà io per esempio l'ho fatta vedere un po' a Nicole, ma adesso l'abbiamo un po' persa. E Nicole ogni tanto mi faceva: senti, ma perché sta dicendo questo? Ma chi è questo? No? Tutte casate, nomi. Perché ci sono un sacco di personaggi. Sì, una marea, tutti scritti da Dio. E la regola principale del Trono di Spade, che secondo me è la forza, è non t'affeziona a nessuno. Perché muoiono tutti. Ma non è perché non puoi mai. Cioè, non è scontato. Non è che se te. Io quello che pensavo fosse il protagonista a memoria, perché capito? Ormai non so più spoiler, Dopo 10 anni che è uscita, 15 anni, non sono più spoiler, ma io quello che pensavo fosse il protagonista della serie lo decapitano, quindi oddio mio, mamma mia, dopo pochissimo. Quindi il Trono di Spada te lo metto al primo posto. Secondo posto, e io odio chi mi dice è noioso, non riesco a capire cosa trovino di noioso, è Breaking Bad. Tu la sai la storia di Breaking Bad? No, guarda, no. Oggi mi puoi insegnare professore un sacco di chimica che praticamente gli viene il cancro e gli dà, gli resta poco da vivere, e siccome aveva mamma mia i brividi, sigla di Breaking Bad sotto, e praticamente siccome vuole lasciare la propria famiglia in una situazione di benessere economico, decide all'insaputa della propria famiglia, siccome era un forte chimico, di prendere un suo studente che aveva beccato a spacciare metanfetamine e a iniziare a produrre metanfetamine. Ok, ma il discorso è che diventa uno dei più grandi produttori di metanfetamine d'America. Non vuole più morire. Ma lui è uno sfigato, è un professore sfigato e deve entrare in un mondo di criminali. Ma tu devi vederla, che è un capolavoro. Ma come si chiama invece la serie, quello del diavolo che scende sulla terra? Lucifer, no. Sì, forse Lucifer. Ma Lucifer è quella boiata che da casa tira. Oh, dai, bellissima. No, per me invece è carino. Ma te proprio cartello. Le cose divertenti. No, Gossip Girl, scusa, Ma Gossip Samantha Girl non mi piace. Blair. No, ma no. Chuck. Ma... Allora, a me quelli che hanno fatto ridere sono The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, mi è piaciuto un sacco. Quella mi è piaciuta. Ma... Ecco, quella ogni tanto va rivista, così metti un episodio. Friends mi è piaciuto un botto. David Warren è stato ospite a Turchesando. Ecco invece... Lui è regista di Gossip Girl e anche di Friends. Friends è un capolavoro. Gossip Girl, XOXO. Ma tu pensa alla genialità di Gossip Girl. È stata la prima serie in cui si è introdotto l'importanza del web, l'importanza di un blog, il fatto che c'è che siamo spiati sul web, che tutto può accadere, qualcuno può scrivere quello che tu fai a tua insaputa e ti sbatte in rete. Ah, proprio ti sbatte così? XOXO, no? Che certo. All'epoca, quando è stato fatto, ancora non c'era Instagram, Facebook, cioè tutte queste cose qua, no? Era proprio precursore. Ah, vedi, no? Io in realtà voglio essere sincero. Non l'hai visto? Allora tu critichi quello che non hai visto? No, l'ho iniziata. Una figata totale, dai. In realtà non mi ha preso. Sex and the City l'ha preso subito. Cioè, io Sex and the City ho dovuto... Secondo me ti prende pure Gossip Girl, se lo guardi. Mi sono visto i film, poi. Ma chi è che non ha visto Gossip Girl? Ditemi un po', che a me... Ma l'avete visto. Vai, vocali. Vocali. Lucifer è una delle mie serie preferite, che ho visto tipo un sacco di volte. Bloccala! Brava! Però nonostante questo, quando mandano in onda una puntata in televisione e io lo noto, lascio qualsiasi cosa stia facendo per vedermi quella puntata, nonostante io magari la sappia già a memoria. Vedi, Lucifer, ma è fighissimo Lucifer. Ma Lucifer per me è una gran cazzata. Cioè, io non ogni volta è vero, che lo vedo, invece lo trovo divertente, di un banale... è carino, è figo. Lui è un... No. Un'altra serie che poi ci sono quelle serie che ti. Downton Abbey? Quella è piaciuta molto a mia madre. Anche a mia madre.
Forse è delle madri quella. È per le madri, tutte le cose. Intrighi c'è? Anna al telefono. Anna, sentiamo Anna. Anna, vediamo un po' le sue serie preferite. Anna! Ciao! Ciao Anna! Ciao! Quali sono le tue super serie preferite? No, dai, facciamo sapere da dove chiami? Che beh, mi piace sempre, è molto radiofonico, anni 90. Da dove chiami, Anna? Io chiamo da provincia di Roma, Monterotondo. Ecco, sei pronta? Quindi di che Monterotondo è uno dei posti più belli del mondo. Ma vai. Certo, vai vicino Roma, Camutmundi. Ma, esatto. Ma Scalo? Monterotondo Scalo? No, vedi. Paese. Volevo fare quello che sapeva che c'era Monterotondo Paese Scalo, vedi, sono sforzo. No, ma infatti effettivamente c'è Cascalo e poi c'è il Monterotondo che è la parte storica, diciamo. Io sto proprio nella però parte sei siciliana. Storica. Ti sento che parli un po' tipo me collo in Corbaia, ti sento che parli così. Beh, io sono di Messina, ovvio. Si sente. Avevo riconosciuto un attimo la dialettica che mi parlava in questa maniera, capito? Vabbè, ma hanno tre secoli c'è andiamo subito, ecco. Quali sono le tue serie preferite? Sentiamo. Allora, guarda, io ho iniziato con un comportamento compulsivo dall'età di 10 anni, da quando ho iniziato il primo Mazinga Zera e non li ho visti tutti. Poi praticamente quando l'hanno tolti, perché poi ovviamente anche quello era un politicamente scorretto. Esatto. Poi quando è uscito Yamato Video, l'ha prodotti tutti, li ho visti tutti, me li sono comprati tutti, proprio tipo manga, tu che compri manga, io invece ho visto tutti, mi sono comprato tutta la pila di tutte le serie di cartoni animati. Ammazza, e poi dato sono cresciuta, perciò ho sta pila di Yamato Video che non finisce mai a libreria. È fighissima questa cosa. È fighissima. Sì, io li cioè sono cresciuta con quelli e in più addirittura me li sono rivisti e poi mi ripetevo le puntate che più mi hanno emozionato, continuavo a rivedermeli in un loop continuo. Sì, tipo, mi piacciono tanto. Vedi. E poi ovviamente c'è stato Sky, ho iniziato poi con le serie televisive, poi c'è stato Netflix, diciamo di quelli di Sky io ho amato tantissimo Modern Family. È molto carina, brava, tantissimo. Me l'ero dimenticata, brava, Modern Family è un'altra molto carina. Io l'adoro tantissimo Modern Family, per me è stata una proprio che è andata via, come avete detto voi, mi sono sentita proprio un modo perché era fantastico. Sì. Poi ovviamente ne ho viste anche tante e di Netflix, cioè io in realtà mi piacciono quasi tutti, non ne ho una nello specifico, perché comunque sono dei generi, io uso però se dovessi consigliarne una, se mi dovessi consigliare una adesso qualcuno. Allora io penso che già tu l'hai vista, io non vedo l'ora che però ci si segui, ed è Squid Game, è quella che adesso arriva, credo. Uscirà Squid Game 2, uscirà. Leggiglielo, l'audio esatto. Per il 2024. Sì, ora vi leggo tutte le uscite del 2024, quindi posso spoilerare che ci sarà, e secondo me... Ma io... Mare Fuori, non lo guarda nessuno. Ah, questo Mare Fuori, dove... mamma mia, diete sì che è contenta, pare che ha fatto lei, pare che... No, perché regia di c'ha dei record di ascolti pazzeschi. Ho capito, però non è... Qualcuno lo guarderà. No, sicuramente ha avuto successo, ma non lo fai passare come se fosse, che ne so, Schindler's List. Cioè, dai, su. Comunque, ti ringrazio di aver chiamato, ti grande! Mandiamo un bacio enorme. E viva la tua collezione, ciao. Sei fantastica, grande. Ciao tesoro. Ok. Ciao Anna. Ciao. Allora, abbiamo le uscite, preparatevi ragazzi, perché ci sono... Carta e penna, perché nel 2024 uscirà... Vabbè, il primo titolo ce n'è... sono molto contento perché sono curioso di sapere. Si chiama Super Sex. Ed è la storia di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, che ovviamente per passare il provino ha dovuto far vedere anche le dimensioni del pene. Allora, prima che continui, quindi ti faccio vedere questo video che è proprio per te, visto che se non si parla di pene. Vabbè, vai. Cioè, il pene, cosa c'hai? Ok, vai. Se durante la serie non vedo almeno un paio di volte il coso nudo di Borghi, vi denuncio. Ah. Devo dire, però, nel trailer effettivamente un po' di roba si vede. Sì, un pochetto sì. Il coso di Borghi lo vedrai. Nella serie lo vedrai. Quindi. E non ti deluderà. Oh, ragazzi, dice l'approvazione del maestro. Hai capito? Rocco Siffredi approva il coso di Borghi, ragazzi. E questa è la notizia. A cappello della serie che sta per uscire il 5 marzo, mi sembra addirittura. A cappello, sì. E poi
Andiamo avanti con Stranger Things stagione 5. E io qua veramente sto... E quando sto esce? Mo adesso la data esatta non lo sappiamo. Vorrei dirvi 2024, ma 2024 sicuro. Queste sono tutte le specifica quando. Comunque, ragazzi, coming soon 2024. Ragazzi, a me l'importante è che già sia nel 2024. E quando sento questa sigla con questo synth anni 80, questa è una delle poche sigle che io non salto quando c'è scritto vuoi skippare? Skip? No, lasciamela, capito? Fino alla fine. Stranger Things è una delle serie che non perde mai, da mai intensità, rimane sempre sul pezzo. E quante serie ti hai visto che magari partono benissimo e poi ti deludono? O anche lentissime e poi esplodono anche. Sì, c'è anche il contrario, vero, verissimo. Però per esempio Prison Break, che è una delle serie più fighe, secondo me la prima stagione può battersi con qualsiasi cosa, dopo diventa una cazzata incredibile, ma la prima stagione te la consiglio, invece di vederti sempre Mare Fuori, visto che ti piacciono le cose sulle carceri, guardati questa. No, non mi piacciono le cose, sì, mi piacciono le cose con le storie d'amore. No, le storie d'amore. Tra vampiri pure. Sì, beh, certo. Ce n'è una di serie sui vampiri che mi hanno consigliato, non mi ricordo come si chiama però, su Netflix. No, guarda, sarà una cazzata. Come si chiama? Una serie sui vampiri. Cazzaders. No. The New Season. Allora, uscirà anche Bridgerton 3. Bridgerton, ma a me Bridgerton non ti piace. Uscirà il 1 maggio. No. No, parte 1, ma no, 16 maggio e parte 2 13 giugno. Ah. Per tutti quelli interessati. Squid Game 2. Questo Eccolo ci interessa. Qua. Questo ci interessa. Data di uscita in teoria 2024, ma qua ma buttano un sa. Po' come se potrebbero esserci anche degli slittamenti, ce la potrebbero portare al 2025. Beato chi c'ha un occhio. Poi mercoledì. Questa la vedrò io. Questa la vedrà. Tu no, questa la vedo pure io perché comunque è molto carina, sacco, è molto carina. Carino, sì. È molto Poi carino. È bravissima lei, oh. Lei, vabbè, lei è fortissima. E dicono stagione 2, ma non specificano anche qui quando. Però 2024. Ora ce n'è un'altra che piace a me. You, la quinta stagione. L'hai vista You? No. Allora no. E allora io ti dico che te stasera, siccome ti piacciono le storie d'amore, qua ovviamente si parla di amore, ma si parla anche di una serie talmente geniale che ti fa tifare per lo stalker. Perché parla di uno stalker. Ok, ma è fatta talmente bene che alla tu, fine ti affeziona lo tu stalker. Tu ti affezioni e tifi per lo stalker. Pensa quanto è geniale. Perché è c'è su Netflix, sempre? Sta su Netflix. E... comunque Netflix deve darci i soldi, perché iniziamo a fare la pubblicità. Vabbè, Netflix non credo che abbia bisogno della pubblicità di Radio bisogno. Cusano, ve lo dico. Penso, secondo me sì, anche perché Radio Cusano ha tanta roba. Ti immagini, ci chiama, grazie oggi veramente, perché c'avamo gli ascolti in calo e grazie a voi adesso. Allora, poi esce One Day, mai vista. Tu l'hai vista One Day? No. No. Ah, poi esce il The Penguin, il pinguino, la storia. Ma che cos'è, un cartone? No, no, il film, è la storia di Pinguino. No, De Longhi, The Batman. Di Batman, pensavo dei pinguini. No, non è la storia del pinguino, che vita fa il pinguino, sta là. Che ne so, c'è il documentario sui pinguini, capito, sì, carini. Sì, no, pinguino, il cattivo di Batman. Ok. Okay. Questa pure. Deve essere carina, allora. House of Dragon, questo interessa a me, che è lo spin-off del Trono di Spade, questa pure ci interessa moltissimo. E finalmente arriviamo a Turchese Baracchi, che sta aspettando fra... Mare Fuori, già è uscito, già me lo so visto. Mare Fuori 4. E con Mare Fuori 4 vi lasciamo con Mare Fuori. Noi e il 4 tra poco è... ragazzi, rientriamo con un super ospite. Nicolas Vaporidis qui con noi. Fra poco, non lasciateci. TNT, attenti a quei due. Che ha il potere assoluto, ha deciso che il naufrago... Brividi. Che vince Nicolas Vaporidis. Grande Nicolas. Dai, dai, ragazzi, no, non mi manca per niente per il momento. No, Nicolas, però ti ha fatto effetto. Non un ti po'. Fa effetto rivedere tu che chiami Edoardo, lui che urla dallo studio. A me è questo che mi ha commosso tantissimo. Guarda, il vostro legame, la vostra amicizia. Io un attimo mi sembravo tipo
Rocky quando chiama Adriana alla fine del corso. Oh, io quando ripeto quella cosa che ogni tanto mi ricapita, mi vengono i brividi. Sì, anche perché tu eri proprio invasato, sembrava che avesse fatto, ha vinto la Roma lo scudetto. Però guarda, te lo faccio dire da Nicolas, qual era il nostro sogno quando stavamo là, verso la fine, che dicevamo sempre io e te? Parlavamo d'altro, noi volevamo anche per sostenerci a vicenda andare su quella... la tarima, la panchina là insieme fino alla fine e uscire, andare a cena insieme, fare la festa. Quindi diciamo che l'ultima settimana io l'ho vissuta un po' una tristezza, che ho detto vabbè, basta. Ormai come è andata, l'importante è che siamo. Oh, l'87%. Ma scusa, arriviamo fino a là e poi la e niente. Migliore, niente. Senti, comunque l'87% credo che sia il record. Non credo che ci sia stato mai un vincitore che abbia vinto con questa percentuale così alta. Cioè, 87% sì, quasi 100%. Era stracotato, cioè ormai Nicolas, cioè io aspettavo soltanto che dicessero Nicola. Questo è l'amore del pubblico, sì. Che comunque veramente vabbè, questo... Se fosse stato con Edoardo, se fossi rimasto lì con Carmen, sicuramente la percentuale sarebbe stata molto più ridotta, perché eravamo lì, quindi boh, senza nulla togliere a Luca, per carità, che tra l'altro è anche una bravissima persona, però... è arrivato dopo e sì. È arrivato in quella finale per aver vinto delle sfide, perché fisicamente stava meglio di tutti noi. Certo. Tuttora a distanza di 2 anni meglio di tutti noi, quindi tra l'altro non ti ricordi che Lori del Santo lo nutriva per ti ricordi? Foraggiato per essere il nostro nemico, invece lui grazie a Dio non solo veniva foraggiato ma alla fine stava pure dalla parte nostra. E certo, no, questa cosa la volevo spiegare a Turchese, di sapere che Lori del Santo per portare qualche consenso, cioè qualcuno dalla sua parte, sì. Dava cose tipo, che ne so, pezzi di riso, di cocco, de cose, se li comprava col cibo. Però Luca non c'è mai cascato, cioè mangiava ma rimaneva dalla parte vostra. No, non mangiava, rifiutava pure di, pensava magari che fosse avvelenato. Anche imparato a pescare, quindi andava là, pescava. Esatto, Nicolas è stato il più grande pescatore della storia, penso, dell'isola dei famosi. Sì. Stava 9 ore sotto al sole e tornava con ti ricordi, i bastoni pieni di pesce, che poi in realtà poi devi dividere. Bene. Niente da fare tutto il giorno. Beh, però bravo, mamma mia, mica è così scontato, peraltro. No, ma guarda che è per rabbia di fame, mica perché avevo tutta questa passione per la pesca, quindi da una parte era fatti miei, dall'altra spero che Dio mi aiuti e qualcosa a bocchi, perché sennò pure oggi si mangia domani, e quindi era un modo per veramente per sopravvivere. Vabbè. Senti, ma tu la rifaresti mai l'isola dei famosi? Ma se chiedi fa, ma che cazzo? Insieme, no. A Tavassi, ma insieme, no. A Tavassi. Ma manco, guarda, non la farebbe, ma manco con Al Pacino e Robert De Niro, no, la farebbe. Niente, no, ma sai cosa? Non tanto per l'isola, perché poi alla fine tutto sommato è stata un'esperienza che non rifarei, che però ricordo con piacere. Quindi ci sono dei momenti che ogni tanto, non dico che mi manca l'isola, perché non è così, non è vero, ma mi mancano dei momenti. Particolare, come Edo lo sa, sì. Quando al tramonto, al cambio della guardia, quando avevamo quegli attimi dove si stava bene, in fondo stavi ai Caraibi, eri là, mancavano poche settimane alla fine, ci raccontavamo storie nella nostra testa di quello che avremmo voluto fare, di quello che sarebbe successo, e quindi era quei pensieri positivi, quindi quei momenti un po' mi mancano. Però rifarla, avendola già fatta, è un'esperienza bruciata, nel senso, io so già come va. So già, certo. quello che troverò, la sorpresa, esatto. Viene a mancare. Se manca l'elemento sorpresa in un'esperienza come quella, che di sopravvivenza non me la godrei più, sarebbe soltanto zanzare. Però Nicolas, se tipo ti dicessero, oh, ma ve la volete andare a fare una settimanella come ospiti lì? Io me la farei la settimanella. Allora, una settimanella io ci verrei pure, ma tu lo sai che io ho un problema con quei maledetti moschitos, perché io vado una settimana. Ah, è vero! Eri il loro cibo preferito. Vabbè, ragazzi, Nicolas sembrava un lebbroso quando sono là, era una bolla umana. Io non potrei mai, ecco, quello non lo riuscirei proprio a sopportare. Poi 100 giorni è stata l'edizione più lunga di tutti i tempi, meno 14 kg, veramente tanti. Nicolas era sparito, sì. Era l'uomo più magro della terra, probabilmente. Tu quanti ne hai persi? Io 26. Nicolas, quando l'ho visto,
visto là. Però lui era già magro. Ma tu pensa che io, Nicolas, siccome io volevo dimagrire, non era come te, che non eri magro. No, io pensavo, io ero io ci sono arrivato bello preparato, pesavo 115 kg. Nicolas era già magro e a un certo punto io, ti ricordi, ti davo il cocco perché Nicolas veramente lo vedevo deperito. Io la mattina la parte mia gliela davo. E io sono uscito che sembravo grande. Ma scusa, grande. Ma la prova dello specchio, quando ti sei visto per la prima volta, che hai pensato? Quando ti sei visto, è vero, che hai pensato? Quel poco che ho visto, perché che ho visto un mucchietto di ossa e tanta barba. Mamma mia, incredibile. Senti, adesso nuova isola con la conduzione di Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli, opinionista e ufficiale, credo ormai. Che ne pensate? Sì. Come sarà con Vladimir al timone? Beh, lei c'è stata sull'isola, quindi conosce le dinamiche. Sì. Io ho sempre pensato che chi l'ha vissuta la può raccontare e probabilmente la può condurre con una con un polso diverso, perché sai, sa di che cosa parla, quindi certo. Quando chiede, quando eventualmente volesse provocare o magari andare un po' più a fondo, lei realmente sa di che cosa sta parlando, perché l'ha vissuta e mi pare pure che l'abbia vinta. Sì, e l'ha vinta, è a maggior ragione, quindi arrivare poi da opinionista alla conduzione, si è fatta tutto il percorso, perché io esatto. Forse la più qualificata. Sì, è stata pure inviata, se non sbaglio. Sì, anche inviata ha fatto. Quindi sì. Ha fatto tutto, ha chiuso il cerchio. L'anno prossimo fa proprio lei l'isola. Esatto, lo produce lei l'anno prossimo. Senti, ma io ho un video stupendo di voi due lì, la vostra amicizia, che è veramente meravigliosa. Dai, faccio piangere. Voglio vedere se piangete, va. No, io non resisto, va, dai. Piangete, va. Oh, è successo tutto questo? È successo, sono andato a trovarla a Londra e ha, ragazzi, sembra la vita di Nicolas, è la vita tipo che tutti quanti noi vorremmo, perché ha una ragazza meravigliosa, una casa a Londra fighissima che io sto vedendo piano piano che dietro è diventata ancora più figa. Sì, perché lui è collegato da Londra, ragazzi. È da Londra, dimmi un po', racconta un po' questa evoluzione della casa, di quello che è. Quando io ancora non ce l'avevo casa, ti ricordi che ti dicevo che il mio indirizzo di residenza era Cagliari? Ah, è vero. Niente, io avevo lasciato la casa di Roma a Londra, avevo lasciato la casa dove ero in affitto perché il proprietario di casa se la voleva vendere la casa, quindi io ho dovuto lasciarla prima di partire per l'isola. Quindi io sono partito per l'isola senza fissa dimora per la prima volta in tutta la mia vita. Io non ho mai avuto, diciamo, ho sempre avuto un punto d'appoggio, no? Come mi auguro quasi tutti, ma quel periodo non ce l'avevo. Quindi quando sono tornato ho trovato questa casa che io l'ho visto completamente vuota. Abbiamo cenato per terra qua dietro. Sì, che bellissimo, bellissimo. Non c'avevo neanche una sedia di plastica, non c'avevo niente. Abbiamo mangiato per terra la prima settimana in cui sono entrato e c'era lui. No, era figo. Era figo perché mentre io stavo a Londra da lui, e praticamente arrivavano comunque cose che lui si fomentava: oh, è arrivato il tavolo, oh, finalmente è arrivato questo. Ma questa è una cosa meravigliosa, ed era perché bellissimo. È una sua rinascita. Io ho letto la tua ultima intervista, proprio l'hai definita così, in cui hai spiegato delle cose molto intense, in cui hai detto, diciamo, un po' il tuo addio alla vita precedente, quella da attore, e hai detto: non vedo l'ora di cominciare la nuova vita con i tuoi ristoranti che sono di super successo. Ci abbiamo le foto sia di quello di Milano che di quello di Londra. No, ragazzi, io voglio dire una cosa, che io che sono andato, non voglio fare quello di parte perché sono amico di Nicolas, ma quando io sono andato a mangiare a Taverna Trastevere e stavo a Londra, io mi ero dimenticato di stare a Londra, perché io ho mangiato meglio di tantissimi ristoranti romani. Ok, in Londra Italia. Infatti era pieno. No? E tutta quella gente che diceva: io sto a Londra, vivo a Londra, ma io voglio assaggiare un po' di romanità, di Italia. Dove vado? Raga, io là ve lo giuro. Adesso la regia ci mette sia le foto di lui con i suoi due ristoranti che anche dei suoi piatti. Perché vabbè, uno spettacolo. La carbonara so che è una cosa eccezionale. No, una roba proprio che riesce particolarmente bene, come anche tutti i piatti romani. Come dicevo, noi volevamo ricreare da romani che vivevano fuori una realtà per noi, in realtà, no? Certo. E poi l'abbiamo condivisa anche con gli altri. Noi non immaginavamo all'inizio, nel 2019, quando abbiamo aperto il primo ristorante, che è appunto il primo Taverna, quello delle foto che state mandando, dove è stato anche Edo, che poi sarebbe diventato quello che è diventato,
era sia nell'obiettivo che nel anche nella struttura, lo vedete, sul tavolo di legno, le sedie in paglia, che era una trattoria. E invece poi è diventato un posto per gli italiani, perché si sentono molto a casa loro, in Roma, certo. Anche devo dire. Per gli inglesi, certo. Perché proprio veramente un pezzetto di Roma, che poi di Roma, di Trastevere, quindi io gli racconto, perché ovviamente c'è una storiella dietro, io tutte le volte vado e racconto a tutti, che è un villaggio dentro la città. Certo. E noi raccontiamo quello, quindi nonostante poi anche Milano, dopo la crescita e dopo tutto il resto, quello lì rimane il mio posto del cuore, Taverna Trastevere a Londra. Che bello. Però io voglio una cosa, una prima, piccolo, quando si, riprendendo un attimo l'intervista, l'abbandono, l'addio, la rinascita, sì. In realtà io non la vedo proprio così, io la vedo come una conseguenza logica della vita che ho fatto, nel senso che non ho chiuso una porta definitivamente o sono rinato, questo ci piace, meno male, cognome, cambiandomi identità, e io sono in una continua sempre evoluzione, no? Mm-hmm. Ho scoperto in parte anche grazie all'esperienza che ho fatto con l'isola e grazie anche a Edoardo, ma non perché sta là, perché sembra che lo sto di apposta, ma veramente è un'evoluzione che io ho fatto quando ho rotto un attimino dei muri dentro la mia testa, e l'isola me l'ha devastati proprio, è stata brutta. Perché arro armato ci è passata tutta. Ho cominciato a vedere le cose in un modo molto più leggero, e nel mio percorso c'è sempre stata questa voglia di fare cose che sono spesso diverse l'una dall'altra, e l'una non rinnega l'altra, però, cioè, certo. Questo che faccio è una cosa che a me piace moltissimo, che mi entusiasma. Anche quello che ho fatto mi ha entusiasmato e ne sono stato orgoglioso e fiero. Per tanti tu sei bravissimo, e quindi è una speranza per i tuoi fan che magari prima o poi ti potranno rivedere di nuovo. Sì, diciamo che nel maxi schermo ho smesso di vivere solo di una sola cosa e di fare soltanto una roba, e ne sto facendo un'altra. Ma se mai dovessimo incontrarci un regista ed io davanti a una sceneggiatura e ci dovessimo innamorare di questa sceneggiatura, la mia religione non mi vieta di fare cinema. Bene, questa è una notizia bellissima, perché io ti ho adorato, tutti abbiamo imparato a conoscerti in tutti i film che hai fatto, in tutte le serie TV che hai fatto, ne hai fatte tantissime, e quindi ecco, pensare, capito, di non avere più Nicolas Vaporitis attore, a me dispiaceva parecchio, quindi questa cosa che mi dici mi fa molto felice, devo dirti, molto molto. Non è solo attore, fate un film insieme, no? Tu ma magari, guarda, magari il film io e lui siamo. Questo si chiama Attenti a quei due, TNT Attenti a quei due. Si potrebbe fare un film, no? Ma no, attenti a sti due, veri? Sì, ma guarda che io e Nicolas, quando parlavo di equilibrio, è perché realmente io e Nicolas siamo talmente diversi, ma poi alla fine ci compensiamo. Mi siete fatti del bene. Lui ha detto una cosa importantissima: che sì, tu l'hai aiutato a frantumare. Ma ragazzi, ma lui è il saggio. Ma lui è il saggio di Goku a Tartaruga, è il maestro Muten. Lui è Mr. Miyagi. Cioè, lui è il genio da maestro Miyagi. Lui è il maestro Miyagi. Metti la cera, cioè, devi sapere che una persona come me, con una persona come lui, abbiamo perso. No, riprendetemi subito, ecco. Nicolas. Ah, ok. Eccolo. Io che sono uno che praticamente c'ha la testa. Non ce l'ha, ha bisogno di regole e tutto quanto. Nicolas era esattamente la mia coscienza, era il grillo parlante. E invece Nicolas, quando sono arrivato là, lo vedevo molto, secondo me era perché non si sentiva a proprio agio con determinate persone, secondo me era un po' il contesto e tutto quanto. Ma secondo me ha una gran sensibilità dentro. Ma lo vedevo molto serio. Succede questo, eh? Però lo vedo molto serio, però mi ricordo che mentre nella sua serietà, poi ogni tanto così, senza manco, faceva due o tre battute e dico: mazza, no, questo ce l'ha, no, questo ce l'ha, questo ce l'ha. A un certo punto è uscito fuori il lato cazzarone di Nicolas Vaporitis, che era, penso, una delle persone più esilaranti che io abbia mai conosciuto, perché io le risate che mi sono fatto con Nicolas, te lo giuro, so poche, veramente, se ne contano veramente poche sulle dita di una mano forse, e è stata una grande scoperta che ho fatto io, ma secondo me ha fatto anche lui. E adesso io ho un video di voi due insieme a Diana del Bufalo molto divertente, dopo lo faccio vedere, guarda. Adesso... no, però fammi sentire che vuole dire quello. Nicolas su sta cosa. Quello è un gesto d'amore meraviglioso, certo, quello di Nicolas, guardatevelo un po'. Sì vai Nicolas, te lo so dire, meno male che sta a Londra, perché mi sta proprio sul cazzo. Oh, pure a me mi sta sul cazzo. Dai su, grazie che non c'è un'altra.
trio. Ale. Scusa Nicola, se te non ti senti un po' cambiato a livello proprio tipo, cioè sei diventato più cazzarone? Ma anche perché tu non è che c'entri proprio con il punta dei piedi nelle situazioni, no? Quindi voglio dire no, esatto, diciamo che però la cosa dietro è che quando stavo sull'isola a me mancava un po' la romanità, no? Cioè quella, diciamo, oltre che la carbonara, oltre che la carbonara, no? Dai, c'era la Floriana, c'era Floriana, Nico. Lo so, ma infatti l'unico referente romano era una che mi chiamava Anfami, Anfami. Vabbè, te lo ricordo. Non era proprio delicioso per me il massimo. Quindi quando è arrivato lui ho detto, madonna, o questo mi salva o mi affonda. E invece alla fine, grazie a Dio, siamo riusciti a trovare quella che poi la maggior parte delle cose divertenti che ci siamo detti infatti non si potevano vedere. No, non si può dire. No, no, assolutamente. No, vabbè, ma qualcuno me la dovete dire, scusa. Ma no, noi facevamo un gioco che era divertentissimo, abbiamo riperso, che non, ovviamente non specificherò, però era il preferiresti. Ed erano dei preferiresti terrificanti, tipo, cioè, preferiresti che ne so, mangiare una blatta, esatto, o... però esasperato all'ennesima potenza, capito? Sì, ma mangiare una blatta, quella forse era la cosa più delicata. Ok, ma facevate sui naufraghi pure sti giochi, tipo preferiresti, facciamo di tutto, i guardiani, i battaglioli, su tutto, su tutto qualsiasi cosa. E vi posso dire, io penso che un'esperienza del genere ti lega per sempre in maniera viscerale. Sì, ma anche perché se la vivi come voi, io e Nicolas abbiamo anche, cioè, eravamo un po' i criminali dell'isola, perché molte cose ovviamente non si sanno, ma per esempio noi non perché potevamo... non ci sono sempre le telecamere, no, lì. In realtà loro quando vedono che dormi ovviamente prendono e vanno da altre parti, voi no? Facevate finta di dormire e poi dopo scappavamo. Per esempio una volta siamo scappati io e Nicolas su un'altra isola a nuoto per andare a rubare i cocchi dove non potevamo andare a rubare i cocchi, e non se ne sono accorti. Non lo so se se ne erano accorti. Ti ricordi? Beh, la traversata? Posso una cosa, tanto ormai siamo usciti dall'isola, quindi al massimo che fanno? Ma restano. No, no. Dai, no, okay. Noi a un certo punto, ma non entro nei dettagli. No, non dire no! Che vuoi dire? No, tutto no! Tutto non lo dico. Però a un certo punto, visto che era un gioco di sopravvivenza e noi eravamo veramente rotti, coglioni, eravamo stanchi, eravamo finiti, 100 giorni sono tanti. Cioè, un certo. Essere umano, 100 giorni su un'isola, non è che resta lì. Prova a scappare. Sì, è vero. Cerca tutti i modi di andare via. E noi eravamo costretti a rimanere lì, quindi la sopravvivenza era: voi dovete stare 100 giorni fermi in uno spazio e dovete sopravvivere come vi pare, e quello dovete fare. E noi l'abbiamo fatto. A un certo punto abbiamo. Come dire, lo sapevo che cascava quella telecamera, si vedeva che andava piano piano verso su. L'avete fatto? No, io sono curiosissima. Avevamo a un certo punto qualche sigarettina di contrabbando, qualche cosettina. Sì, però no, no, la dico, la voi, e come facevate? La chiedevate no, la dico io. Ai nativi, la devo dire io. No. Sono stato io. E come hai fatto? L'ho rubata a un microfonista dal marsupio. E non se ne sono mai accorti? Se ne sono accorti, quasi. Ma siccome quasi accorti, ma che ho fatto io? Io ho fatto il vago, a parte perché Nico ti sta per ricascare le camere. Praticamente, che è successo? Che Nicolas era, diciamo, un po' il viso angelico, la persona, il padre Pio dell'isola, e quindi nessuno poteva guardare male Nicolas. Quindi io che facevo? Ho rubato queste, l'ho viste, stavano là, ragazzi. Ho trovato sto marsupio. Più forte di te. L'ho fregato e le ho messe tutto nel costume. Tutto il marsupio è fregato. No, dentro il marsupio l'ho fregato, io ho messe dentro la sacca. Nella tasca. Ok, perfetto. Poi che succede? Succede che io spesso, magari in puntata, prendevo le cicche usate, le sigarette, i mozziconi per terra che usavano magari i cameraman quando andavi in puntata, e me le mettevo nelle scarpe. Sembrava un tossico, una cosa terrificante. Per fumarti il mozzicone? Per fumarmi il mozzicone. Che è successo? Che quel giorno loro vedono che io smucino, che tavassi a qualcosa quando stavamo tornando sull'isola. Io a un certo punto, già gli ho dato tutto quanto a Nicolas, faccio prendo il mozzicone, vabbè, è questo che volete? Va bene, non posso avere neanche un mozzicone di sigaretta? Sì, Edoardo, dammi il mozzicone, no, io non te lo do, dammi il mozzicone, glielo do. Intanto stava a pensare, io e Nicolas stava a pensare, cioè, questo mica lo facciamo un pacchetto di sigarette. Ma l'accendino pure, dove l'avete? No, diglielo come accendevamo, cioè, digli come accendevamo noi, dove, noi ci dovevamo andare a nascondere, noi ci dovevamo andare col fuoco. Sì, sì, prendevamo una foglia, gli davate. No, spiegaglielo, Nicolas. Brace.
la brace del fuoco. E andavamo, ormai la spiaggia la conosciamo a memoria, quindi loro ci potevano pure andare a cercare, ma tempo sì, ma non ti trovano. No. Nicolas si faceva delle traversate di 40 km sulla vetta dell'isola per fumarsi la sigaretta, perché poi te non te lo fa sentire l'odore addosso, no? Perché... E poi come facevate? No, ma gli altri naufraghi non facevano la spia? Ma no, non, nessuno faceva la spia, perché poi a un certo punto è nata una specie di organizzazione criminale interna di oh, guarda, tipo, ti do... cioè, tipo, alla fine era diventata una... pure Carmen, che non fumava, ha fumato una sigaretta, cioè, cose era disperata, cioè, diceva, fumavano tutti, fatemi fumare la sigaretta, era diventata una cosa così, con sto pacchetto che ci dovevamo razionare, cioè era una cosa che comunque un pacchetto quanto te può durare. E poi su un'isola precedente c'era stato proprio l'accendino gate, qualcuno che si era nascosto sta accendino nella patata, non so, non... sì sì, noi non avevamo la patata, io né Nico, avevamo la... nel senso no, beh, non mi sembrava il caso, avevamo già il fuoco, non avevamo... avevamo già il fuoco. Comunque Nicolas, è la prima volta che dico pubblicamente questa cosa, vabbè, e ci stava. Domani titoli di giornale, ragazzi. No, no, era bellissima, ma dobbiamo andare in pubblicità. Domani però alletteranno, mi ricordo... Vladimir Luxuria, e diranno attenzione perché i naufraghi potrebbero rubare le sigarette. Esatto, no, prima di andare in pubblicità volevo ricordare, e poi ritorniamo con Nicolas, che noi ovviamente prima della puntata parlavamo con lo spirito dell'isola, che era Celeste, e faceva: io lo so, fa, io lo so che voi fumate, se io ve becco come fate a fumare, io ve levo il fuoco per 15 giorni e ve faccio morire di fame. Io e Nicola stasera, per noi fumare mai nella vita, non mai fumare. No, Edoardo, tipo appena c'è pubblicità pia, esce da qua e va a fumare. A tra pochissimo, a tra poco, Nicolas! TNT, attenti a quei due, attenti a quei due. Cosa devo l'onore, Molinari? Eccoci, professore, posso rubarle un minuto? Uno, ma non due. Allora? Niente, ci tenevo a dirle che lei è veramente una merda. E già che ci siamo, volevo anche informarla che ha rovinato gli ultimi anni della mia vita, che mi ha fatto odiare la scuola e che secondo me lei è un fallito di proporzioni cosmiche. E poi volevo sapere, sono 5 anni che me lo chiedo, ma dove le compra ste orrende giacche anni 70? E la forfora gliela vendono insieme o ce la mette lei la mattina? Per non parlare poi della borsa. Stesso fornitore, vero? E sappia che queste cose le pensa anche la professoressa Lattanzi. Perciò è inutile che le regala Milan Kundera. Perché, mi creda, una così, a uno sfigato come lei, non gliela darà mai. Mi sentivo bene. Benissimo. Peccato che non ci fosse nessuno ad assistere al mio trionfo. Lo avevo umiliato e mi meritava una standing ovation. Hai saputo del professor Santoro? No. Ha avuto un incidente, non sarà lui il membro interno alla maturità. E indovina chi lo rimpiazza. Sta scherzando. Io non scherzo mai, Molinari. Bei capelli, vieni pettinato così all'esame. Quando l'ultimo giorno di scuola, dell'ultimo anno di liceo, suona la campanella dell'ultima ora, sei convinto che quello sia l'ultimo secondo della tua adolescenza. Grandissima cazzata. Senti, ma la fai guidare a me? Ma che sei scemo. E dai. No, no. Dai. Beh, Nicolas. Ce l'abbiamo, Nicolas? Giorgio Faletti. Sì. Giorgio Faletti, ragazzi, tanta roba, Mi ha fatto ridere perché quella scena è rimasta storica, cioè io la so a memoria. Mettiamo notte prima degli esami piano piano sottofondo, bravo. Esatto. Tu hai sentito come dicevo scuola? Scuola. Di scuola. Perché te c'avevi un po' sta cosa, per un po' tipo diceva, nessuno mi ha mai detto "Oh, ma come lo dici scuola?". No, però è giusto. Però era giusto, perché l'adolescente parla in questa maniera. L'ha parlato da ragazzino, cioè, un po' così. Da pariolino. Sì, era un po' Roma Nord, capito? Cioè, un po' così. Un po' a scuola. Ciao, no, grande. Puoi raccontare di com'è nata? Perché io vabbè, con lui ovviamente all'isola sono riuscito a parlare, a levarmi tutti gli sfizi del mondo. Beh, ti credo, avrete però parlato vero. Girava, per esempio, io c'era sta voce che diceva: ah no, Nicolas Vaporidis, come ha fatto a fare, che ne so, notte prima degli esami? A me hanno detto che lui era quello che portava, pensa, in macchina per Cinecittà. Invece no, vogliamo raccontare com'è andata realmente, cioè la storia. Il primo film che hai fatto, e poi come sei stato preso poi 13 a tavola è il primo, no?
primo film d'attore, ma il primo film della mia vita, la mia prima esperienza su un set. E come dice Edoardo, io facevo il runner, cioè andavo a fare tutto, facevo qualsiasi cosa, dal prendere gli attori la mattina all'alba, portarli sul set, andare a portare il girato. All'epoca c'era la pellicola, quindi andavi con ste pizze di pellicola, quindi immagina che responsabilità, che era il girato di tutto il giorno. Tu te le mettevi nel cofano della macchina e ti dicevano: qualsiasi cosa ti succede, tu non ti fermare, vai dritto. Anche se prende fuoco la macchina, sviluppo e stampa di Cinecittà, guai a te se te fermi, perché se ti perdi o ti rubano le pellicole ti rendi conto del danno. Certo. E ovviamente con un carico d'ansia che manco lo dico. Certo. Andavo a portare queste pellicole. E il runner è l'ultima ruota del carro di un set. Di solito è lo stagista di Boris. Cioè l'aiuto dell'aiuto. È proprio il ragazzino quello da sfondare, perché è appena arrivato, quindi deve imparare che come si sta su un set e al mondo. Perché io poi avevo 19 anni quando ho fatto il primo film da autista. E mi volevano insegnare sta al mondo. Quindi i romani di una volta erano belli pesanti, ti assicuro. E poi da là come è nato? Cioè, poi da là io passavo il tempo, il film di Vincenzo Salemme, si chiamava Volesse il cielo, e passavo il tempo a guardare i ragazzi sul set che giravano, quindi stavo accanto alla macchina presa, invece che ne so, magari andare a fermare il traffico o andare a prendere la carta igienica da mettere nei camper. Lo facevo, ma ritardavo, mi fermavo, ero incantato, e quindi mi sbroccavano, dicevano: devi andare a fare queste cose, non devi guardare il set. Il film successivo ho detto: ok, mi fermo, studio, perché il mio vero obiettivo è stare davanti alla macchina da presa. Certo. E ho cominciato a fare teatro, ho cominciato a fare una scuola che era il Teatro dei Cocci a Testaccio, che adesso è diventato un parcheggio, non c'è più. La scuola è rimasta, ma l'hanno spostata. E ho cominciato a fare i provini, come fanno tutti quanti, e da lì sono arrivato dopo 13 a tavola e dopo 3 o 4 anni che facevo provini a destra e a sinistra a fare notte prima degli esami. Un provino per un film di ragazzini che facevano la maturità, e io ero stato provinato per il ruolo di Riccardo, non per Luca Molinari. Quindi, quindi l'amico. Ero l'amico quello figo. Quello no? figo. Sì, e Luca Molinari era un po' lo stereotipo, quello da cartone animato del nerd, quello un po' più classico. Sì. E mi chiama Fausto dopo quel provino. Io ero a Torino a fare uno stage con l'università, lavoravo alla Fiat, fabbrica. Anzi, Iveco, per essere preciso, mi chiama e mi fa: guarda, ti volevo informare prima che lo faccia ufficialmente la Rai, ma ti abbiamo preso per il nostro film. E io: ah, bene, sono contento. E lui mi fa: però non farai Riccardo. Dico: ah no? Mi fa: no, farai Luca Molinari. E io dentro di me dicevo: come Luca Molinari? Sfigato, no, perché è sfigato il personaggio, quindi dice: rimani male. Volevo far figo, scusa. Però è il protagonista. E invece è stata la fortuna. Avevo 24 anni, in qualche modo ero anche un così, ero un po', diciamo, deluso dall'idea che fosse una vita molto difficile, perché avevo fatto tanti provini, tanti no, tante porte, la 90% dei provini che ho fatto mi hanno detto di no, ed ero stanco di continuare a sentirmi dire di no. Questo fu per me una sorta di richiamata alle armi, no? Perché io stavo facendo uno stage per continuare l'università, per laurearmi e per fare altro, il mio piano B. Sì. E invece lui mi disse questa frase: sappi che da questo momento saranno cazzi tuoi. Ecco, io così. La mia stanzetta di Torino, fuori pioveva, mi dissi: vabbè, sta minaccia questi attacchi. E non avevo idea di quello che voleva intendere. E poi è successo quello che conoscete, ha detto anche voi, c'è il film. Ma lui aveva, quando ti ha detto questa frase, è stato vero? No, perché lui già aveva previsto che sarebbe stato un successo. C'era nell'aria l'idea: stiamo facendo qualcosa che poi rimarrà nella storia. Beh, è un cult immortale. Non lo so, cioè, tu avevi questa percezione? No, assolutamente no. Nessuno di noi, ti ripeto, eravamo tutti sconosciuti, tutti ragazzini. Io avevo fatto due film da protagonista che avevo visto io e la mia famiglia. Cristiana Capotondi forse un minimo, ma anche lei era la ragazzina quella dei film di Natale, quindi eravamo 24 anni. Giorgio Faletti era conosciuto per Drive-In e per, all'epoca era diventato forse uno dei più grandi noiristi europei con i suoi libri, quindi lasciato il mondo della commedia per dedicarsi ai libri, quindi erano tipo 15 anni che non andava in televisione o non partecipava a un film. Fausto Brizzi era un regista esordiente, quindi noi eravamo un gruppo di sconosciuti che facevano un film di ragazzini sugli anni 80 con la musica di Antonello Venditti.
non avevamo bellissimo. Assolutamente idea, nessuna percezione di stiamo facendo un film che rimarrà zero. Anzi, io dicevo, che cazzo vede sto film? Cazzo... E invece... Peraltro siete riusciti a dare ancora più spessore e famosità, se così vogliamo utilizzare un termine inventato, alla canzone di Venditti, perché questa no, la ricolleghi per forza. Peggio, mi dispiace, mi duole dirlo, ma purtroppo gli abbiamo scippata, perché oggi cioè, ginocchio prima degli esami, è la prima cosa che viene in mente a soprattutto alle nuove generazioni, ma anche è il film. Che oggi hanno 40, è il film. È vero. Prima della canzone. Quindi Antonio Venditti ti odia. Anche a mia madre. Prima degli esami la canzone di Venditti. Vabbè, certo, ovvio. Ma volevo sapere una cosa. Quando è che ti sei accorto che stava cambiando completamente la tua vita? Cioè, forse quando ti hanno detto, tipo, che ne so, che al botteghino il film aveva fatto. Cioè, qual è stata la tua prima... la prima volta che hai avuto la sensazione di dire, raga, qua sta a cambiare qualcosa. Stavo con degli amici miei, eravamo al Pappagallo, te lo ricordi il bar che sta certo, a Piazza Certo, sì, come sì. No, beh, famosissimo, tutti. È aperto tutta la notte. Noi la sera di uscita del film, in sala ovviamente, io ero con i miei amici, non sono andato al cinema, sono andato a fare una cena con una cosa del genere. Mi ricordo che verso le 11:30, mezzanotte, comunque era tardi, eravamo al Pappagallo a prendere un caffè in amaro. E c'era una ragazza, un gruppettino di persone dietro di me, una ragazza mi busta sulla spalla, mi fa: scusa, ma tu sei quello del film? E io, gli amici ovviamente si sono messi a ridere, cominciavano tutti a prendermi in giro. Io ho guardato e gli faccio sì. E lei mi fa: sono appena uscita dal cinema, il film è stupendo, posso fare una foto con te? Il primo selfie? La prima volta in vita mia che qualcuno mi chiedeva una foto con me. È stato figo, fighissimo. E io ho detto: wow, non vedi, mi chiedono le foto, è imbarazzatissimo. Ho detto, sì, certo, perché no, con gli amici che mi prendevano per il culo nel frattempo. Beh, certo. E quella che è poi... stata la prima volta che ho detto, qualcosa forse questo film ha fatto, perché le persone mi chiedono una foto. Beh, certo. Da là. Sì, sì. E da là non te lo sei più tolto, anche perché poi ho pure letto che è stato proprio invece un inizio di una vita pazzesca, che tu... successo, soldi, donne. C'era la frase, mi ricordo, che girava: non c'è film senza Nicolas Vavoridis. Com'era, Nicolas, la frase che girava? Non si fa un film senza sì, Nicolas. Ma non era nell'accezione quella positiva del termine, che no, come sei... no? No, quando sei un po' l'attore del momento ti dicono no, se non si fa un film se non c'è lui. Vabbè, però perché è l'accezione negativa? Però non è da tutti essere l'attore del momento. Magari me la dicessero a me, non c'è un problema. Cioè, a me piacerebbe. Senti, ma i film a cui sei più legato, a parte sicuramente quello che che hai anche prodotto, no? Tutto l'amore del mondo, quello lo hai anche prodotto. Sì, in realtà ne ho prodotto. Poi Ridley Scott. Tre ne ha prodotti. Ah, ne hai prodotti tre. Ridley Scott è stata una bella esperienza, in un ruolo piccolo, ma ho avuto la possibilità di conoscere persone del calibro appunto di Ridley Scott, lavorarci insieme, una roba figata. Come ti ha scelto? Come è nata la cosa? Perché è sempre un orgoglio, no? Per l'Italia, che un attore italiano venga scelto da uno come Ridley Scott, ragazzi. Parente di Jerry Scott, provino, tra l'altro. Con un provino fatto a casa, dove io con un mio grande amico Luca Angelezzi, che è un attore meraviglioso, mi aiutò a fare questo provino, e io dovevo fare uno dei rapitori dei ragazzi, di Paul Getty. Mm-hmm. E mi serviva un cappuccio in testa, non ce l'avevo niente che potesse simulare un cappuccio, non avevo una calza, non ce l'avevo un cappuccio, niente. E chi hai usato? La manica della maglietta. Aspetta, l'unica maglietta a maniche lunghe che avevo, che era una maglietta d'Armani, che tra l'altro mi piaceva da morire, quindi ho detto no. Ma non ce l'avevo tempo, perché lo dovevo consegnare entro il pomeriggio, quindi c'avevo soltanto quell'oretta là per farlo, e c'avevo solo sta maglietta. Quindi ho tagliato una manica, mentre la tagliavo stavo dentro di me, piagne, una cazzata tremenda per un provino dove mi dà pure di no. E con due telecomandi scocciati insieme ho fatto la pistola. E io ho fatto un provino così, con la maglietta bucata di Armani, tra l'altro. Vabbè, ma fantastico, geniale però. Questo l'ha preso, perché ha detto vabbè, questo lo piamo perché è pazzo, e vabbè, lo prendiamo. Ma che figata. E poi quindi pure. E quindi poi sei partito, cioè dove l'hanno girato il film? A Campo de Carne. Dai. L'hanno girato a Roma, perché il film è ambientato a Roma negli anni 70, e la Calabria l'abbiamo fatta a Tolfa. E quando ho incontrato per la prima volta Ridley Scott, che lì, pensato? Brividi.
Quando io l'ho incontrato sul set, non ho avuto modo di incontrarlo prima per fare delle letture o delle cose. Ripeto, la mia era una partecipazione, non è che avessi tutto questo bisogno. Vabbè, di quattro pose, no? Sì, quattro pose. Allora fai il modesto, lui, mannaggia. No, ma hai fatto, ho capito, però il film è di Ridley Scott, quattro pose, sì, una pose, tre pose, cioè hai dovuto superare un provino comunque, non è che sminuisci. Hai dovuto ritagliare la maglietta di Armani, che spero che tu abbia per ricordo, io me la terrei quella comunque, cioè, esiste ancora sta maglietta? Non esiste più? No, che cazzo è? L'ho buttato la manica e la maglietta, e vabbè, vaffanculo. Senti, ma quali sono i ruoli che ti è più piaciuto interpretare e quelli meno dei film che hai fatto? Perché ne hai fatti tantissimi. Noi in realtà abbiamo dei pezzettini. Quelli che mi sono piaciuti di più te li dico volentieri. Io ho il mio. Bravo! Io ti stavo a dire Cemento Armato, bravo, grande. Il mio preferito è Cemento Armato sempre. Il tuo preferito? Sì, l'ho visto tipo. L'ho visto 8 volte. Ok. Sia come spettatore che come. Per quello che ho fatto, quindi per il processo del film, io mi sono veramente divertito stando male, nel senso che era talmente forte il film, ero talmente dentro a quella roba là, sì, che mi sono divertito a provare per 6-7 settimane un'esperienza di questo tipo, dove tu sì, vai sul set e veramente tiri fuori le robe che nella vita di solito o nascondi o certamente non provi, perché non tutti sono obbligati a arrivare a quella roba così intensa. La storia di lui che, insomma, questa fidanzata che viene violentata e lui praticamente vuole vendicarsi, poi per una sfortuna praticamente lui era un po', insomma, un teppistellino, no? Da in mezzo al traffico, non so poi perché fa questa cosa, però inizia a dare i calci agli specchietti delle macchine in fila, sfoga la rabbia e inizia praticamente questa guerra, perché spacca lo specchietto di un boss mafioso, insomma, di zona, che è lo stesso che ha violentato praticamente la fidanzata, e quindi c'è una storia di vendetta, e è drammatico, e vedi Nicolas comunque che fa un'interpretazione che pazzesca, sì. Non c'entra assolutamente niente con quel Nicolas Vaporidis che vedi nelle altre commedie, insomma, d'amore. È veramente figo. Ma questa è la differenza tra un attore e un caratterista. Era Giorgio Faletti. Sempre Giorgio Faletti, certo. Sì. Che lo fa, anche lì è credibile. Capito? Il ricordo più grande di Giorgio Faletti? Un viaggio in macchina che abbiamo fatto lui ed io. Eravamo ad un festival per Cemento Armato, poi tra l'altro un festival ad Annecy in Francia, e lui arrivò con la macchina, aveva questa Porsche bellissima, arrivò con la moglie e mi ricordo che la sera lui si sentì poco bene, era già l'inizio di qualcosa che io purtroppo non sapevo, non conoscevo, perché ero totalmente all'oscuro della sua situazione, non avevo idea che avesse quel male. Sì. E quella sera stette davvero male, tant'è che non venne alla proiezione del film. Allora il giorno dopo mi chiese la moglie se potevo riaccompagnarlo io a casa in macchina, perché lui la macchina la voleva riportare ad Alba, dove viveva. E io mi offrì, dissi sì, certo che l'accompagno, e mi fece un viaggio con lui, tra l'altro sperando pure che me la facesse guidare un pochino la macchina, invece non l'ha fatto. Il Porsche. L'ha guidata tutta lui. Tutta lui. E in quel viaggio di 4 ore, 5 ore, dove ci siamo fermati anche a pranzo, eravamo soltanto io e lui dentro questa macchina, penso che mi abbia raccontato praticamente tutta la sua vita. Lui era stato un pilota, quindi mi raccontò come si guidava la macchina sportiva con le mani, la posizione del volante, i gomiti stretti. E io scoprì soltanto lì che lui aveva fatto anche il pilota di rally professionista. Ma penso che non la sapevo. L'attore, il comico, laureato in legge. L'attore, il musicista. Io dicevo, come cazzo fai tu, Giorgio? Qualsiasi cosa tu faccia sembra che sia facile. Sembra e poi che è pure scrittore, che capito? Che bello. Cioè, Io Uccido è stato un best seller tipo incredibile. Cioè. Ma anche, sì, anche. Penso intorno a 7-8 milioni di minchia, copie, signor Tenente, chi se lo scorda? Mamma a Sanremo. Mia, ragazzi. Minchia, signor Tenente, anche quello. Anche, Festival di Sanremo, è vero. Sì. Io ho una copia del libro che mi ha autografato Giorgio con una bellissima dedica, e quello forse rimane l'oggetto più importante che mi sia rimasto della nostra purtroppo breve amicizia. Bello. Altre persone che ti hanno un po' forse cambiato la vita, che hai incontrato sul set, fuori dal set, che ci vuoi raccontare? Persone che mi hanno cambiato la vita? No. Beh, adesso c'è una persona che c'è uno accanto.
No, ma adesso lui ha una persona, cioè, ha adesso una persona. Fausto Brizzi un pochino forse è stato un po' uno spartiacque, anche se anche lui era agli esordi. Poi però altri registi con cui hai adorato lavorare, qualcuno con cui invece ti piacerebbe lavorare adesso, perché abbiamo detto che la porta non è chiusa. A Tarantino, guarda, quando chiami? Fausto Brizzi è stato una persona con la quale io ho avuto il piacere di condividere un bellissimo percorso insieme, perché come dici appunto tu, eravamo entrambi esordienti in un modo o nell'altro, pur essendo lui uno sceneggiatore invece molto quotato, perché per 20 anni ha scritto, forse 20 anni no, per una decina d'anni ha scritto moltissime commedie per De Laurentiis. Con lui abbiamo fatto 5 film. Ci siamo sentiti molto spesso, ci maschi contro femmine, certo. Ma al di là del rapporto lavorativo con cui abbiamo condiviso diversi set insieme, c'è il rapporto umano. Un altro regista con cui ho avuto un'esperienza molto bella di film è Wolfgang De Biasi, con cui ho fatto Come tu mi vuoi, Iago. Wolfgang è un altro a cui sono rimasto legato umanamente, ci siamo sentiti, visti tanto, adesso un po' meno perché io vivo a Londra, ma Eros Galbiati, che è una persona con la quale io ho un rapporto fraterno ormai da 16 anni, è l'attore appunto, quello che ha fatto il fico al posto mio in Notte. Con lui siamo rimasti amici come nel film, come se fosse lo spin-off del film, e lui uscì dal set siamo diventati super amici, inseparabili. Registi con i quali mi piacerebbe lavorare sono tantissimi, mi piacerebbe tornare a lavorare con quelli con cui ho lavorato, ma io penso che sia più legato all'idea della storia. Poi è chiaro, se tu mi chiedessi dei nomi ti direi che mi piacerebbe molto lavorare con un Paolo Sorrentino, con un Paolo Virzì, commedie di quel tipo. Certo. Ma basta che si chiama Paolo, fondamentalmente. Basta che si chiama Paolo, sì. Paolo Genovese. Già leggo la scrittura se leggo Paolo. Senti, ci sono dei vocali che probabilmente ce n'è uno. Sentiamo, c'è una domanda per te, ci sentiamo. Buonasera, sono Sudopalle. Ciao Turchese, ciao Edo. Ciao Nicolas. Ho una domanda per Nicolas, anzi due. Prima volevo chiedere come trova cambiato e in cosa è cambiato il cinema da quando lo faceva lui. E la seconda domanda è come è nata la passione per la ristorazione. Ciao, belle buonasera. Belle domande. Ciao. L'hai sentita, Nicolas? Vai. Sì, il nome l'hai sentito come si è presentata? Sudopalle. Sudopalle. No, ha detto ciao, sono Sudopalle. Sì, è fantastica. È il suo, no, devi sapere che Sudopalle, Nicolas, non l'hai sentito male, Sudopalle. No, perché lei il nick che utilizza è del figlio che si chiama così. Si chiama Sudopalle su Twitch e lei usa adesso quando si presenta sono Sudopalle e vabbè. Vabbè, dai, puoi rispondere, insomma, qual è che, com'era la prima cosa? Cambiato il cinema? Com'è cambiato il cinema dai tuoi tempi a, come dai tuoi fosse, tempi dai, dai, dal padre, da Matusalemme dal 1920 e... Beh, era in bianco e nero per quando c'era lui, solo 42 infatti è piccolo, cambiato, forse io mi ricordo di aver fatto ancora diversi film in pellicola, per esempio Notte prima degli esami è stato girato in pellicola 35 mm. Cioè, c'era proprio la macchina da presa con dietro la pizza enorme girata, era più affascinante, aveva quel fascino lì, ma noi non avevamo idea, il digitale all'epoca sembrava qualcosa soltanto per i film della Marvel, poi esatto. È stata sostituita la pellicola tranquillamente in digitale, non è cambiato nulla a livello qualitativo, anzi forse si sono abbattuti i costi. Esatto. Probabilmente si fa molta più televisione oggi nelle serie di quanto se ne facesse all'epoca. La televisione, quando facevo io il cinema, era considerata in modo diverso da quella che è considerata oggi, perché le serie TV che vanno sui canali o le piattaforme come Netflix, Sky, Amazon, Disney, tutte quelle che conosciamo noi, no? Quelle più famose, sono delle storie incredibili fatte da attori della Madonna che hanno fatto sia cinema che questo tipo di serialità. All'epoca non c'era. Ma tipo il fenomeno Mare Fuori, mo glielo chiedo pure a lui. Ma il fenomeno cazzo, Mare Fuori, no, perché è un fenomeno su RaiPlay, ragazzi, ha sfondato lo streaming. È un fenomeno da studiare, perché comunque non si può negare che cioè, dopo neanche 24 ore che è uscita la serie, cioè, non si sa quale, 15 milioni di visualizzazioni, ragazzi. Oh, a te ti rendi conto? È un fenomeno. Non l'ho visto.
non sto fare lo stronzo. No, vabbè, perché pure io io dopo la prima serie non ne ho fatta più, basta, ho capito. Io non ho visto proprio nessun episodio, ma non è per snobismo, ci mancherebbe, è proprio perché non hai avuto il tempo. No, te la vedi tutta, mo te la devi vedere tutta. Beh, comunque, guarda, Nicolas, io c'avevo un sacco di altre cose carine da farti vedere, tipo lo scherzo di Scherzi a parte, in cui casualmente ti hanno tagliato la maglietta. Fa troppo ridere quello scherzo. Ma siamo arrivati alla fine, dobbiamo rinvitarlo. Nicolas, niente, devi tornare. Faccio quello formale radiofonico. Ragazzi, piacere. Intanto lo ringrazio, faccio quello formale, però poi mo lo saluto in maniera proprio da. Prima gli devo dire, io sai che conosco tuo zio, che c'ha un negozio a Roma Nord dove ho comprato tante di quelle cose meravigliose per la casa. E parlavamo sempre di te mentre eri all'isola, anzi salutamelo. Io Ettore. Certo, dai, un bacio tuo zio e tua zia, fantastici. Ho comprato un peluche a forma di polipo, pensa, fatto a Londra, che l'ho pagato 200 euro, vi dico solo questo. Ma cazzo, perché era fatto a mano, era bellissimo. Polipo, ma che cazzo, sì, sì, gli frega. Fatto a mano prima del 200, immagino che ti abbia detto proprio così. Ma ha preso in giro, no? Ti hai rifilato stasola. Però mio zio è molto bravo. Io è molto bravo. Zio Ettore, ma no, con me non lo vuoi fare. Diglielo adesso. Mi devi fare il 50% di sconto. Vabbè. Allora, il prossimo polipetto, dai. Dai, il prossimo. Allora, volete. Ragazzi, ricordo sempre che c'è il fantastico ristorante. Se siete a Londra, taverna a Milano in Brera. E adesso c'è anche a Milano. Quindi dai un po' di indicazioni. Se c'è anche la pagina Instagram, tutto. Fratello, c'è tutto quanto. Taverna Trastevere, lo trovate anche su Google. Io il fine settimana, cioè domani, parto per Milano e di solito sono sempre là. Il resto della settimana sono a Londra. L'invito lo estendo anche a te. Quindi mi piacerebbe vederti. E visto che vengo noi, pure io, taverna, anche se non mi hai invitato. No, tu non sei stata invitata, Turchese. Ma guarda, no, che Edoardo è uno stronzo, guarda, è proprio un bastardo. Lo fa. Considerando noi taverna come un piccolo teatro, perché questo è quello che noi immaginiamo, no? Dove intratteniamo le persone, mi piacerebbe veramente che voi trovaste il tempo per venire sia a Milano che a Londra. Milano è più facile ovviamente, a Roma per i milanesi invece è una passeggiatina. Volentieri. Dai. Ragazzi, il nostro mitico grande Nicolas Vaporidis. Grazie Nicolas, ti aspettiamo prestissimo. Ti voglio bene, salutami Ali. E niente ragazzi, siamo arrivati. Si è sposato con Ali? Non dico niente, uno spoiler, se parla lui, non si è sposato, non dico niente. Vabbè. Allora, a martedì per Turchesanda, a giovedì per TNT, grazie a Walter, grazie alla regia, grandi. Poi Spotify, tra pochissimo il podcast audio e domani su YouTube quello video. Grazie Turchese. Grazie Edoardo. Ciao belli. Ciao ragazzi. TNT, attenti a quei due.